Cerimonia del passaggio delle consegne a capo del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Mario Mettifogo saluta, Giovanni Pellegrino si insedia, Irene Millisenta. Passaggio di consegne al vertice del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento. Si è insediato il nuovo comandante, il tenente colonnello Giovanni Pellegrino, proveniente dal reparto operativo di Bari e che già in passato ha prestato servizio in Sicilia per quasi 5 anni. Il comandante Pellegrino è nato a Perugia, ha diretto tra l'altro la compagnia dei Carabinieri Milano Duomo e ha prestato servizio nel reparto Carabinieri presso la Presidenza della Repubblica. Devo esprimere la mia gratitudine alla città di Agrigento per questa accoglienza così calorosa e così bella. È un territorio particolare che non fa che accrescere il senso di responsabilità che caratterizza questo mio incarico qui ad Agrigento. È un gradito ritorno in Sicilia dopo un'esperienza nel Palermitano e questo mi fa riassaporare il piacere di vivere le meravigliose emozioni che caratterizzano il rapporto con la cittadinanza siciliana, in questo caso particolarmente di Agrigento. Cercherò di portare avanti un'attività ovviamente di vicinanza al personale dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata e comune, ma anche e soprattutto di vicinanza alla cittadinanza, perché la stragrande maggioranza dei cittadini della provincia di Agrigento sono persone oneste, alle quali va tutta la nostra vicinanza e, se mi è consentito, anche una particolare vicinanza ai più giovani, ai quali che rappresentano il futuro di questo paese, rappresentano il futuro di questa terra e ai quali i carabinieri invieranno più di una richiesta di amicizia. Il tenente colonnello Giovanni Pellegrino subentra al posto del colonnello Mario Mettifogo, che saluta Agrigento dopo 3 anni di intensa attività e di lotta al crimine e che adesso ritorna a Genova, dove aveva già comandato il ROS e dove adesso sarà il capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri. I ricordi che si portano via sono sempre quelli umani, quindi sono ricordi del personale, delle persone conosciute, delle situazioni vissute e di quelle che si vivranno anche poi in futuro. Porto via dei bellissimi ricordi, sono convinto che sia stato fatto un bel lavoro e che così sarà fatto prossimamente. Per me questo in realtà è l'11° anno in Sicilia, quindi diciamo che sono piuttosto abituato alla realtà quotidiana. Che rispetto alla mia ultima esperienza, però, la Sicilia è cambiata, ci sono stati dei netti miglioramenti. Una provincia in cui, diciamo, fare il carabiniere è una grande soddisfazione, perché qui si può assaporare effettivamente che cosa significhi il rispetto della legge e imporre il rispetto della legge, cercare di far rispettare la legge. La cerimonia di avvicentamento si è svolta nella caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, in presenza tra gli altri del comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale di brigata Riccardo Galletta. Hanno partecipato tra gli altri le massime autorità provinciali, civile e militare, tutti gli ufficiali del Comando Provinciale, nonché una folta rappresentanza di comandanti di stazione e di altri militari appartenenti ai reparti speciali presenti sul territorio. E anche il prefetto Nicola Diomede rivolge i suoi auguri di buon lavoro al tenente colonnello Giovanni Pellegrino. Una bellissima cerimonia, sobria, essenziale, come nel grande stile, nelle grandi caratteristiche che poi sono state quelle del colonnello Mettifogo. Nel periodo del comando e della responsabilità del colonnello Mettifogo vi è stato, come da tradizione, come sempre, uno spirito di squadra, una grandissima collaborazione fra le varie componenti istituzionali dello Stato, e di questo sono personalmente grato al colonnello. Sono assolutamente certo, per quella che è la tradizione dell'arma, che altrettanto avverrà con il colonnello Pellegrino, che si accinge da oggi ad assumere la responsabilità del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri qui ad Agrigento, al quale auguro anche attraverso di voi gli auguri di un ottimo e buon lavoro.